Salve a tutti amici, un saluto al vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua, ragazzi. Parliamo di un altro wrestler, ovvero parliamo di Bobby Lashley. Quindi di un atleta veramente mostruoso. Un atleta che da quando è arrivato in WWE, parlo inizio anni 2000, a me mi ha lasciato scioccato. Ora stiamo parlando di un quasi cinquantenne, ma solo nell'età, perché se lo vedete non sembra un cinquantenne, anzi. Personaggio veramente mostruoso. E sostanzialmente cosa è accaduto? Allora, innanzitutto Bobby Lashley è classe 1976, 1,91 m dice qua, no, sarà 1,87 m 88 per 310-115 kg, li pesa perché è grosso, è veramente molto grosso. Però quando l'ho visto la prima volta ho detto, ma questo è sicuramente un bodybuilder che hanno prestato alla WWE. Mi sembrava veramente enorme, infatti lo era. Parliamo degli anni 2000, quando si è presentato lui, i vari Chris Masters, Batista sono letteralmente scomparsi a livello muscolare dietro l'enormità di questo atleta. Iper, iper sviluppato in tutto il corpo. Spalle, braccio, petto, schiena, enormi, gambe enormi. Quindi è chiaro che ha lasciato tutti di stucco. Chiaramente poi lui si è fatto la sua carriera. Ha vinto tanti titoli, però è stato anche abbastanza lontano dalla WWE. Se andiamo a valutare, lui ha combattuto in WWE per poco tempo. Già a fine anni 2010 iniziò a girare un po' il mondo, a partecipare ad altre categorie del wrestling. Ha combattuto anche nelle arti marziali miste, dove è diventato campione del mondo di una federazione. Quindi, comunque, si è dilettato anche in altri tipi di attività sportive. Poi è tornato in WWE e francamente mi ha fatto sorridere quando c'è stata la relazione con Lana, la moglie di Rusev, una delle donne più belle che ci sta in WWE. È stato troppo divertente perché effettivamente due personaggi proprio agli antipodi che recitavano, però era divertente, mi piaceva. Alla fin fine, ragazzi, dopo lui ha vinto anche il mondiale, titolo mondiale in WWE, è tornato a vincerlo. È stato poi battuto e sostanzialmente da là ha iniziato a vagare con, secondo me, faide non all'altezza della situazione, perché io penso che lui poteva fare decisamente meglio. Lui, la federazione lo poteva impiegare decisamente meglio, non a caso un beniamino del pubblico e lo si poteva vedere in incontri, secondo me, migliori. Il fatto è che Roman Reigns ha monopolizzato tutti i titoli. Tutti gli altri si sono dovuti accontentare delle briciole. Lo stesso Bobby Lashley non ha avuto più quelle grandi occasioni di tornare a essere campione del mondo. E la cosa mi dispiace perché ormai c'è un'età e giustamente se tu fai diventare un campione per 3, 4, 5 anni, praticamente ha ammazzato tutti gli altri a livello di carriera. E Bobby Lashley purtroppo ha subito quello che hanno subito gli altri. Un atleta straordinario, arriveremo alla domanda. Innanzitutto però vi chiedo se volete iscrivetevi al canale e lasciate un like. È natural, ma dai raga, su. Voi mi dite, però tu, cioè, fai questi video, sono scontati. Non sono scontati, perché la gente me lo chiede, evidentemente non lo sa. Non è natural. Bobby Lashley è un fisico che poco poco di massa in più già poteva competere al Mister Olympia, ma già così potrebbe far parte comunque delle categorie psiche. Non dico al Mister Olympia, ma poco sotto, fisico mostruoso. Cioè, i volumi di Bobby Lashley sono volumi impressionanti. E dico, la sua agilità sul ring dimostra come, comunque, seguendo un allenamento fatto bene, puoi avere un fisico enorme, ma essere anche agile sul ring. Certamente, ragazzi, è impressionante. Cioè, Bobby Lashley è uno di quei fisici impressionanti. Steroidi a go-go, sicuramente. Adesso c'ha 50 anni quasi, ripeto, e comunque il fisico rimane tale. Segno di grande dedizione, perché non basta prendere gli steroidi per tutti quegli anni per rimanere in forma, eh. Lui comunque ha 48 anni, continua a stare al top della forma e non dimostra assolutamente l'età che ha, neanche a livello di volto, cioè sembra molto più giovane. Però stiamo parlando di un atleta che ha dato, eh. Ha dato ma continua a lottare. Speriamo, adesso vedevo che era rimasto fuori dagli incontri di WrestleMania. Non so se lo reinseriranno, sarebbe un dispiacere ragazzi, perché sostanzialmente io credo che lui sia uno di quelli che si è mantenuto meglio, un esempio di come si dovrebbe essere attivi per tutta la vita. Quindi io spero che venga reintegrato perché davvero se lo merita. Comunque, iperdopato, ragazzi, è inutile vi sto a dire le cose. Cioè, il doping dalle orecchie gli esce. Ma è giusto così perché lui comunque
se lo fai a livello lavorativo, a livelli suoi, posso capirlo, anche se non lo farei, posso capirlo, al contrario di tanti imbecilli che si dopano per andare al mare. Quindi, vediamo cosa accadrà. Mi ha fatto piacere parlare di uno degli atleti che mi ha sbalordito di più nella mia vita, da appassionato di wrestling. Fatemi sapere voi che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video.